Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, i soppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Una profeta? Sì, io vi dico, anzi più che una profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Parla di amore fraterno, qualcuno, dopo 2000 anni dalla morte di Gesù, esordisce dicendo: ma nella Bibbia c'è scritto occhio per occhio, dente per dente. La Bibbia non è tutta ispirata? La verità è che non è che la pienezza della rivelazione che ci viene data anche attraverso la Bibbia, non solo attraverso la Bibbia, sia già completa sin dall'inizio. Chi è un buon educatore sa che non può chiedere a un bambino di 5 anni di portare il peso di 50 kg, darà un peso proporzionato a quell'età. Ora sarebbe interessante, ma non è il momento, notare quella che i teologi chiamano la pedagogia di Dio. La pedagogia è la scienza che studia l'arte della educazione. Pedos significa bambino. E Dio conduce, come un buon pedagogo, ci insegna San Paolo, cioè come un esperto nel campo dell'educazione, conduce il suo popolo molto lentamente a comprendere determinate verità. Certo, noi ci meravigliamo quando, per esempio, nell'Antico Testamento si legge che alla
alla sorella di Mosè, venne la lebbra perché mormorò contro Mosè che si era preso una donna etiope in moglie. Mosè probabilmente già aveva perso la sua prima moglie, però ecco, c'è un cammino. Se noi leggiamo per esempio che Abramo, Dio stesso gli disse, sposato con Sara, legittimamente, prendi in moglie la tua schiava e lei ti darà un figlio. Il giorno d'oggi una cosa del genere sarebbe pressoché inconcepibile, anzi, come dire, lottiamo tutti quanti per evitare modelli di famiglie che ormai sono tramontate. C'è, diciamo, questa miscela di popoli e di nazioni, di etnie, c'è il rischio. C'è già qualcuno che avanza la proposta che i musulmani venendo in Italia hanno il diritto di prendere più mogli come nelle loro terre di origine. Un discorso che ha un grande valore di carattere etico, antropologico, psicologico, sociale. Vedete che i problemi sono grossi, sono problemi nostri al giorno d'oggi, a quel tempo. L'Antico Testamento non è un corpo unico, non è, diciamo, la Basilica di San Pietro che ha uno stile unitario, anche se gli interventi degli architetti sono stati successivi a fasi, diciamo, che si seguivano l'una sull'altra. Cioè, lo stile unitario è chiaro, si vede, però andate a guardare per esempio la chiesa di San Francesco, soprattutto la cattedrale di Agrigento, altri centri di culto importanti, dove la Martorana, dove gli interventi architettonici, scultorei, sono successivi l'uno all'altro e sono fusi insieme da un'idea generale che è quella della capacità di capienza di un'aula di culto. Ora, l'Antico Testamento è un grande contenitore con tanti libri, sono 46 i libri dell'Antico Testamento, e a volte c'è anche un libro, due libri, alcuni libri dell'Antico Testamento che non sono di un solo autore, anche se portano il nome di un solo autore, con concezioni della vita distanti anni luce da quella nostra. Quindi non è ammissibile che si citi estrapolandolo dal suo contesto, magari infilandoci l'interpretazione che più conviene a noi, una frase, una parola, un discorso anche, un fatto dell'Antico Testamento. Nel campo, per esempio, delle profezie riguardanti Gesù, Salvatore, il Messia, come dicevano gli ebrei, c'è una grande ambivalenza. Abbiamo profezie dove si parla di un re mite, mansueto, vedi Zaccaria per esempio, profezie dove si parla di un servo di Yahweh sofferente, vedi Isaia, vedi Geremia, e profezie dove si parla invece di un re potente che verrà nello splendore della sua potenza, schiaccerà i suoi nemici, sfracellerà coloro che gli vanno contro e stabilirà l'unità su tutta la terra. Se noi osserviamo la mentalità e anche il frasario di San Giovanni Battista, ci accorgiamo che è un uomo dell'Antico Testamento, l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Vi ricordate quando recitiamo le litanie dei santi? A un certo punto si dice San Giuseppe,
prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. Subito dopo cosa diciamo? Santi tutti, patriarchi, San Giuseppe l'ultimo patriarca, e profeti, San Giovanni Battista l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Però come capiamo il pensiero di Giovanni Battista? Dalle parole di Gesù. Il più piccolo del regno dei cieli, lui è il più grande tra i profeti, Giovanni Battista. Ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Il che significa che io sto instaurando una nuova regola, una nuova legge, una nuova mentalità, un nuovo stile di convivenza, una nuova, diciamolo pure, spiritualità. E allora la veemenza con cui annuncia la verità e il regno di Dio Giovanni Battista, con Gesù sono superati. Ma Giovanni Battista non l'aveva capito. Resta sconvolto, era in carcere. Dal carcere manda dei discepoli per chiedere spiegazioni. Ma sei tu quello che deve venire? Io sto rimanendo sconvolto da come ti comporti, da quello che dici, da come agisci. Ma la linea profetica non era quella di qualcuno che doveva venire a stabilire il regno di Dio sulla terra, separando il grano dalla pula, cioè i buoni, la pula, i cattivi. C'è un'antica immagine del primo salmo che parla di pula come simbolo dei malvagi. E allora Gesù cita anche lui, se Giovanni Battista si rifà alla mentalità dell'Antico Testamento, anche Gesù gli porta prove di pagine stupende dell'Antico Testamento, i sordi odono, gli zoppi camminano, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella, quasi a dire sì, sono proprio io, quello che aspettate, sono io. Però i brani dell'Antico Testamento dove si parla di un Messia glorioso, di un Messia che schiaccia i nemici, di un Messia che brucia immediatamente coloro che non camminano nella via della verità e della giustizia, vanno interpretate diversamente. Per adesso, quasi vuole dire Gesù, è il tempo della misericordia. E noi viviamo, e Santo Padre Papa Francesco ce lo fa vivere e toccare con mano questo tempo della misericordia, cioè di Dio che allarga il suo cuore fino all'ultimo momento della vita, ciascuno di noi singolarmente preso. Da quanti mi sento ancora dire, nonostante tante meditazioni, tanti incontri, tante catechesi, tante omelie, ma giusto è che uno conduce una vita cattiva e poi si converta all'ultimo e si salva? E tu che vorresti dire a Dio e al suo figlio Gesù Cristo che se uno al termine della propria vita dice con sincerità a Dio ti chiedo perdono, voglio salvarmi, che gli direste? No, non sei più in tempo. Perché non sei più in tempo? Non ho ancora una parola, non ho ancora una volontà, non ho ancora un respiro, non ho ancora una fede. Questa mentalità distorta è da una certa angolatura dell'Antico Testamento, non è forse contrastata da un gesto di Gesù che è l'emblema della divina misericordia? Cosa fa Gesù sulla croce? Lui avrebbe potuto, se fosse stato privo dell'azione dello Spirito Santo, avrebbe potuto essere arrabbiato di trovarsi
io credo che la sofferenza più grande di Gesù non sono stati i chiodi, non è stata neanche la corona di spine, non è stato neanche l'essere spogliato davanti alla soldataia, ma essere accanto a due terroristi. Terroristi erano ladroni, terroristi. Però nel momento in cui uno dei due gli dice ricordati di me quando verrai col tuo regno, in quel momento il cuore di Gesù si apre a che cosa? Alla misericordia, alla salvezza. Ecco che allora la visione del Messia, re terribile, non ha riscontro nelle pagine più sublimi del Vangelo, e noi comprendiamo allora un certo discorso di mentalità che dobbiamo superare. L'altro giorno sentivo un amico che diceva che c'entra questi musulmani che per attualizzare ancora meglio il discorso, che arrivano qui, nel Corano c'è scritto che la guerra è santa e che si devono distruggere tutti i nemici di Allah. E allora mandiamo via i musulmani, alla campo, tutti i musulmani tutti fuori. Se ci sono dei musulmani che sono veramente persone buone, persone degne, persone valide, diciamo, come si fa a dire certe cose, a pensare certe cose? Ma nel Corano c'è scritto, ma anche nella Bibbia c'è scritto distruggito i nemici, o no? C'è scritto, bisogna vedere come interpretare. Se andate alla Magione, nella Cappella Santa Cecilia c'è una colonnina, la Magione del distillo arabo normanno, siamo alla fine del 1100, però c'è una colonnina del periodo arabo con una scritta in arabo. Una volta ho chiamato Monsignor Rocco, che conosceva l'ebraico, adesso è morto purtroppo, professore, mi aveva pregato la sovrintendente di chiamare un esperto, si può interpretare questa parola in arabo, perché nei libri non risulta. Salì su una scala, lesse, c'è scritto Allah è clemente e misericordioso. Questo pure nel Corano c'è scritto. E non una volta, ma tante volte, decine di volte. Il segreto per una sana convivenza umana, civile, cristiana, è quello di cercare sempre ciò che unisce. Ciò che unisce. Certuni sembra che abbiano il carisma, tra virgolette, di trovare sempre lo spillo che c'è ancora sul tavolo e che porta disordine alla tovaglia, anziché trovare ciò che può unire. Se noi siamo discepoli di quel Gesù che il giorno prima di morire ha pregato il Padre perché tutti siano una cosa sola, chi lotta e vive per l'unità a qualsiasi livello, i cattolici tra di loro, i cattolici con i fratelli ortodossi ed evangelici, i credenti cattolici con i credenti non cristiani e così via di seguito. C'è un magistero della Chiesa che non dobbiamo dimenticare. Il concilio parla con chiarezza di questi cerchi concentrici, i cattolici, gli ortodossi, i protestanti e gli evangelici, poi i musulmani e gli ebrei con cui abbiamo in comune la fede nell'unico Dio, e poi altri, cercando con tutti sempre ciò che unisce. E questo discorso del concilio lo aveva già articolato prima, pochi anni prima,
in una enciclica stupenda che purtroppo non legge quasi più nessuno, di Paolo VI, intitolata Ecclesiam Suam. Comincia così. Che parla proprio di questi cerchi concentrici. Per cui, ecco allora che quando Gesù manda a dire a Giovanni, i ciechi vedono, i sordi odono, i lebbrosi vengono guariti, anticipa quello che avrebbe detto più tardi nel discorso escatologico: venite a me, voi tutti benedetti dal Padre mio, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Ieri, e concludo, ho partecipato a una conferenza stampa alla Sala Rossa del Palazzo dei Normanni con giornalisti di diverse testate di carta stampata, dei new media e della televisione. E lì eravamo, non ci siamo neanche chiesti, tu sei cattolico, tu sei ateo, tu sei... Io evidentemente non c'era bisogno di chiedere, lo sapevamo tutti, che ero prete, tu sei evangelico, c'era pure qualche evangelico. Lì parlavamo degli immigrati e dell'aiuto che bisogna dare agli immigrati. Forse che una giornalista ha descritto una scena meravigliosa dell'accoglienza a una donna che aveva un bambino piccolo proprio a Lampedusa, forse che nel fare del bene ci chiamiamo con un modo o con un altro modo, forse che per assistere ai terremotati quando arriva la Croce Rossa arrivano i vigili urbani o i volontari della protezione civile, gli uni e gli altri ci si chiede prima ancora di vedere di spalare il terreno e di vedere se c'è qualcuno sepolto lì, forse ci si chiede di che religione sei. Si lavora per il regno di Dio. E all'interno di questo progetto generale del regno di Dio che deve venire sulla terra, ma verrà quando operiamo nel nome della pace, nel nome dell'armonia, nel nome dell'amore. Se creiamo steccati, se creiamo muraglie, se scaviamo fossi, il regno di Dio non c'è, perché Dio regna, sempre regna. Non è evidente, non lo rendiamo evidente, e chi crea muri e scava fossi rende sempre meno evidente questo regno di Dio che deve venire sulla terra e per cui Gesù è morto. Non è che era una barzelletta quando sulla croce c'era scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei. Perfino Pilato, sbagliando, scrisse la verità e annunziò la verità a tutto il mondo, in tutte le lingue allora conosciute, l'ebraico, il greco e il latino. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Quasi a dire, era la dizione re dei Giudei, ma detto in ebraico, in greco e latino, significa re di tutto il mondo. Ciascuno di noi, se operiamo con la via della verità e della giustizia, siamo servi di Cristo, re dell'universo. Se operiamo per le spaccature, anche se facciamo la comunione ogni giorno e diciamo 46 rosari, noi non siamo del regno di Dio, siamo di un altro regno. Ipocriti per giunta, perché facciamo finta di non lodare Dio e disprezziamo l'uomo. Chi ha parole loda Dio e coi fatti disprezza l'uomo è un bestemmiatore. Né più né meno chi dice parolacce a Dio, all'Immacolata e all'ostia consacrata. Perché è l'uomo l'icona di Dio, l'immagine di Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E Dio, allora non erano neanche nati gli ebrei. Non è che disse, l'immagine e somiglianza sono quelli che credono in me o quelli che vengono da me o quelli che hanno una certa mentalità religiosa. L'uomo a nostra immagine e somiglianza. Siamo noi cristiani, seguaci dell'uomo Dio, che dobbiamo dimostrare, somigliando all'uomo Dio, come si serve l'uomo, come ci si mette a servizio dell'uomo e come Cristo Gesù ha voluto che l'uomo venisse servito.